Allora, nel rock siamo abituati a parlare quasi solo inglese, diciamo le band, le gruppi, il backstage, the guitar is on the table, no? Come quando sanno alla scuola, table, window, io mi sono parlato solo quello. Ma se volessimo tradurre in italiano l'espressione rock and roll, basterebbero due parole. Piero Pelù. No, cioè, io sento Elvis Presley che si rivolta nella tomba, però no. Ti ringrazio. Ora cold and grey Chicago, vado con Elvis, so uguale, non aveva la barba. Piede, posso fare una domanda? La prima domanda. Cioè, qual è il segreto, no, per rimanere rock contro tutto e tutti, adesso che il rock è pure un po'... non è più di moda come prima, diciamo, no? Ma no, non c'è nessun segreto. Semplicemente io ho adottato il rock come linguaggio espressivo già da quando ero ragazzino. Ne parlo nel libro, anche nel romanzo della mia vita. Da quando ho avuto l'illuminazione di sentire i Black Sabbath, i Beatles, i Rolling Stones. E certi imprinting poi non te li puoi più scordare. Quindi io sono rimasto sempre nell'ambito del rock, sempre cercando di declinarlo in tanti modi. E poi la questione delle tematiche e dell'impegno sono cose che fanno parte anche queste della mia vita, sono valori che mi hanno anche insegnato i miei nonni. Sembra incredibile parlare di rock and roll e andare a evocare le esperienze vissute dai miei nonni, ad esempio in trincea nella prima guerra mondiale, ma il mio pacifismo nasce da lì, il mio essere obiettore di coscienza, il mio essere appunto pacifista, essere ambientalista. Questi sono alcuni dei temi che affronto nelle mie canzoni e lo faccio volentieri. Per anni, naturalmente, come tutti i ragazzi, ho preso le distanze, no? Dalla famiglia, dai genitori, ho anche rotto i ponti con loro. Però poi con questo romanzo mi sono molto rappacificato con le mie radici e sono anche molto felice di averlo fatto. Grazie, no, perché mi sento un po' vicino a quello che... Non canto, ma insomma, mi sento vicino a quello che dici. Volevo presentare questo libro che già dal titolo Spacca l'infinito, il romanzo di una vita, già la dice lunga, ma insomma... lo dovrò leggere perché lo leggerò. Ti tocca. No, scrittori giunti, eccolo qui. Questo è il libro di Piero. Qui è il furgoncino Volkswagen tipico dei viaggi, soprattutto anni 70, che io ho voluto caricare molto di significati, di oggetti anche, perché io questo romanzo l'ho scritto durante il lockdown per disperazione. Non sapevo che cosa fare, il mondo intorno crollava, ci sono state storie che abbiamo visto tutti, abbiamo vissuto tutti con grande sofferenza e ho pensato che la cosa più giusta fosse recuperare un buon rapporto col proprio passato e questo furgoncino è quello che mi ha teletrasportato nello spazio e nel tempo per recuperare. Infatti vedi come l'ho messo con tutte le ruote di scorta davanti e dietro, è roba da viaggi estremi. Piero, fin da ragazzo sei stato, diciamo, lo storto della famiglia, no? Sai, hai detto, nella zona rock and roll se va a essere storti, insomma. Lo storto dalla classe, dalla scuola, del quartiere e posso dire, aggiungere, ho letto anche da qualche parte, lo storto della band. Immagino che i tuoi genitori non abbiano avuto anni sereni e manco quelli della band, insomma. Ma allora, intanto c'è da dire che la Torre di Pisa è sempre lì, storta, è storta. Ti pare. Gli asinelli a Bologna fanno anche ancora più impressione, ma non cadono. Quindi evidentemente essere storti non è così grave. È chiaro che è uno status di diversità rispetto a tutto ciò che viene considerato dritto. Ma chi è più dritto? Chi sta storto o quelli che camminano in quell'altro modo? È soggettiva anche questa. La risposta mia la sai, però la immagino. E un anno fa a Sanremo hai spaccato l'infinito con una canzone molto bella che era Gigante. Ecco, magari la gente si chiede chi era quel Piero Pelù che abbiamo visto su quel palco. Quando sono arrivato a Sanremo ho voluto presentare questa canzone, appunto Gigante, che ha due dediche molto importanti dentro, che sono anche le motivazioni per cui ho scritto la canzone. Una, i ragazzi dei carceri minorili di Napoli, con i quali ho avuto un'esperienza stupenda,
poco tempo prima, abbiamo scritto una canzone insieme, ragazzi che vengono da situazioni molto estreme, sia dal punto di vista sociale che familiare, con i quali i primi due giorni non sono riuscito a scambiare nemmeno una parola. Io li saluto, perché tanto so che ora fanno i pizzaioli, hanno trovato delle buone strade. E abbiamo passato due giorni più o meno a guardarsi negli occhi, io a rimbalzare davanti a questo muro di gomma che loro avevano messo tra di noi. Poi ho detto ok, cominciamo a parlare di ragazze, di feste, di musica, reggaeton, macchine. Boom! E lì, l'hai preso. Sono scattate le cose. Scattate, e quindi tu sei molto di più di quello che credi e di quello che vedi, è proprio dedicata a loro. Bellissimo. Adesso già, una, grande tutto, no, una grande esperienza grande, umana. Veramente, bellissima questa cosa, veramente bella. E adesso, signori, per Marco prima e poi per tutti, il padre, il fratello, il gigante del rock italiano, la canterà per noi. Piero Pelù, gigante! Vámonos! 1, 2, 3, 4! Spingi forte, spingi forte, salta fuori da quel buio. Crescerai aprendo porte, tutti i giorni stare pronti. Molto di più di quello che credi, di quello che vedi. Tu sei il mio Gesù, la luce sul nulla, un piccolo Buddha. Niente di proibito, tu sei benvenuto al mondo. È come una giostra la mente, tu sei re di tutto. Sei pronto a cavalcare il mondo. Fatti il tuo castello volante con la fantasia di un bambino. Gigante, cavalcare draghi e mostri, già ti penso, tacci dentro. È un mestiere che conosco, tutti i giorni stare pronto. Molto di più di quello che credi, di quello che vedi. Tu sei mio Gesù, la luce sul nulla, mio piccolo Buddha. Oh,
Ciao ragazzaccio! Ciao Marco, ciao Giorgio, ciao, ciao Piero! Grazie, band, super!